Ancora una volta l'Inter viene favorito da un errore arbitrale. Incredibile come tutto avvenga sempre più come fosse la normalità, come se non ci fosse nulla di sbagliato. Guardate il video fino alla fine, capirete la dinamica di quanto accaduto. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Un altro capitolo controverso si è aggiunto alla lunga lista di episodi discutibili che coinvolgono il VAR a favore dell'Inter, questa volta nel match tra Inter ed Empoli. La situazione è esplosa quando Di Marco ha segnato il gol del vantaggio per l'Inter, ma immediatamente sono scattate le polemiche riguardo a un presunto fuorigioco di Thuram, che sembrava trovarsi ben oltre la linea difensiva dell'Empoli, al momento del lancio che ha avviato l'azione del gol. Le immagini, riviste al replay, hanno chiarito che Thuram era più avanzato rispetto alla retroguardia toscana, ma nonostante ciò, il VAR non è intervenuto. La decisione ha sollevato una serie di domande sulle procedure arbitrali e sulle regole che regolamentano l'uso del VAR stesso. Secondo quanto spiegato da Marelli a DAZN, il motivo per cui il VAR non è intervenuto è stato il fatto che, dal momento del tocco di Barella, si è avviata una nuova azione che ha portato al gol di Di Marco. Tale azione è stata considerata nuova e separata da quella precedente, a causa della giocata volontaria di Berezinski, che ha impedito l'intervento del VAR sulla posizione di Thuram. Tutto ciò però ha favorito per l'ennesima volta l'Inter. Su questo aspetto vogliamo il vostro parere. Ritieni che le regole del VAR debbano essere riviste e cambiate? Scrivilo nei commenti sotto al video. Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Empoli, Davide Nicola, hanno aggiunto ulteriore pepe alla vicenda. Nonostante la sconfitta per 2-0 contro l'Inter, Nicola ha elogiato la sua squadra per la prestazione e ha ammesso la superiorità dell'Inter. Tuttavia, ha espresso il suo chiaro dissenso riguardo alla dinamica che ha portato al gol dell'Inter, sottolineando che il lancio del giocatore nerazzurro non era regolare. Nonostante la delusione per l'episodio contestato, Nicola ha accettato il verdetto e ha invitato la squadra a guardare avanti. L'episodio del gol controverso mette ancora una volta in luce i limiti e le ambiguità dell'uso del VAR nel calcio moderno, lasciando ampio spazio a dibattiti e polemiche sulle decisioni arbitrali e sulle regole del gioco. Ciao, e alla prossima notizia!